L'ABC del business e della tecnologia? Io sono Rudy Bandiera, vieni a scoprirlo con me su Aruba Business Community. Oggi siamo con Riccardo Vitali di Aruba Business e con David Catalani di Argologica. Il tema della giornata è un po' particolare. Immaginate con me questi quattro argomenti: contabilità, finanza, cybersicurezza e logistica. Sono distanti tra loro, ma sono la base di quella che chiamiamo business continuity, ovvero l'opportunità, la capacità delle nostre aziende di produrre sempre. Quali sono le caratteristiche fondamentali, fondanti, necessarie per il mantenimento della business continuity? Guarda Rudy, fortunatamente la tecnologia oggi ci viene in aiuto e ci permette di creare delle soluzioni diversificate, valide e pesate per il dimensionamento dei clienti. Competenza, tecnologia e innovazione sicuramente però sono fattori imprescindibili per il raggiungimento di questi risultati. Argologica di fatto mette a disposizione queste competenze nei confronti dei loro clienti per raggiungere il risultato migliore. Ultimo, ma sicuramente non meno importante, è la scelta del partner. Partner di livello sono fondamentali per il raggiungimento di questo scopo. Ragazzi, abbiamo parlato di soluzioni pratiche ed accessibili, bellissimo. Ma se dovessimo raccontarlo in un altro modo, che so, infrastruttura, server, David, come la racconteresti? Allora, vorrei citarti la prima lezione dell'università in cui un professore mi parla di un server come un computer molto grande, molto potente, che non deve spengersi mai. Allora, questa definizione, se vuoi semplicistica, di quello che è un argomento complicato, calza a pennello e colpisce in pieno quello che è l'argomento di cui stiamo parlando adesso, cioè la business continuity. I nostri clienti, Argologica, lavorano spesso e volentieri con un uptime di 7 su 7 H24, quindi il gestionale SageX3 non solo gli consente di fare fatturazioni, ordini, anagrafiche, cioè tutto quello che viene gestito in orario diurno, orario d'ufficio, ma soprattutto anche le attività di produzione, logistica, spedizioni. Metto un accento sulla produzione perché solitamente è quella che generalmente non smette mai. Ecco perché per noi è fondamentale parlare di business continuity, è fondamentale parlare di qualità del servizio, è fondamentale parlare di connettività ed è altresì fondamentale avere a che fare con dei partner che condividono questa visione. Dal nostro punto di vista, l'ottenimento della business continuity passa dalla scelta della tecnologia da utilizzare, e nel caso di Argologica una soluzione in cloud, e nella scelta del data center su cui ospitare questa tecnologia. Aruba dispone di data center di proprietà che sono in Italia e all'interno della comunità europea. Quindi, innanzitutto abbiamo garanzie in termini di privacy, di protezione del dato, che sono quelle legate al GDPR, ma dall'altro noi dobbiamo garantire quelle che sono la sicurezza logica e la sicurezza fisica. I nostri data center sono certificati Rating 4 ANSI TIA 942. Questa normativa definisce il livello di resilienza di un data center, cioè la sua capacità di continuare ad operare in continuità anche nel momento in cui insorgono delle problematiche. E Tier 4 è il massimo livello che è possibile ottenere oggi. Potete farmi qualche esempio, ragazzi? Quali sono le soluzioni più richieste? Per quello che riguarda Argologica, posso dirti che attualmente contiamo un pacchetto di più di 200 clienti e parliamo di medie e grandi imprese. La maggior parte di questi, più della metà, attualmente ha scelto SageERP come prodotto per gestire la loro azienda. Oltre a questo, da non dimenticare il fatto che Argologica fa parte del gruppo EffortCube SPA, è un gruppo tecnologico informatico in continua crescita, è un gruppo che tratta cyber security, è un gruppo che tratta virtual ecosystem, è un gruppo che tratta oltretutto, mettiamo anche questo, gaming, che è un argomento molto interessante al giorno d'oggi,
è un gruppo che tratta anche produzioni cinematografiche oppure servizi culturali e conta attualmente migliaia di clienti in tutta Italia e in tutta Europa. Dal nostro punto di vista crediamo che per ottenere la business continuity le soluzioni in cloud siano decisamente le più adatte. E nel caso di Argologica la scelta è virata verso una soluzione in private cloud che permette di garantire elevati standard di sicurezza, di affidabilità e anche di upgrade che sono quasi illimitati. L'infrastruttura, quindi il virtual data center scelto da Argologica, è in pieno controllo del partner che ne detiene quindi la piena gestione, lasciando noi invece quella che è quella, la gestione di basso livello. Ragazzi, siamo arrivati alla domanda totale da un certo punto di vista, ovvero la domanda più importante di tutte. Come facciamo a generare la fiducia nei nostri clienti? Beh, innanzitutto la fiducia si genera dal primo momento in cui siamo in rapporto col cliente, mettendoci in condizione e dimostrando di essere in grado di risolvere problemi anche complessi e in situazioni difficili, quindi di portare le soluzioni adatte a quello che poi è il nostro cliente. I nostri 100 e più tecnici consulenti applicano un sistema misurabile, economico, rapido e prevedibile, che accompagna il cliente sia a partire dalla nascita fino a tutto il suo percorso nel business. Perfetto, io a questo punto, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per la vostra partecipazione. Come di consueto mi piace dire che vengono espressi concetti estremamente complessi in maniera semplice, che non vuol dire banale o superficiale. Grazie mille per essere stati con noi, per averci raccontato queste cose e grazie a tutti voi per aver partecipato. Quali sono le caratteristiche principali, le peculiarità per poter parlare davvero di business continuity? In pratica la cosa primaria è che i software siano completi e su misura, esattamente come un abito. E poi i nostri dati devono essere sempre al sicuro. E poi la possibilità di gestire completamente l'infrastruttura. Ed ultimo, ma non ultimo, l'avere un piano in caso di crisi, perché nulla ci deve cogliere impreparati.